Al via la quinta edizione di Arezzo Organ Festival, ospiti d'eccezione il trombettista di fama internazionale Guy Touvron e l'organista titolare della Cappella Pontificia Sistina in Vaticano, Juan Paradel Solé. Gestire e conservare digitalmente i libri sociali e contabili, un nuovo servizio promosso dalla Camera di Commercio di Arezzo, aiuta le imprese a gestirli in totale sicurezza. ATS di Focus, l'approfondimento sui corsi estivi per gli studenti dell'Università dell'Oklahoma con il coordinatore del servizio studenti stranieri. Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori, in apertura del nostro telegiornale la quinta edizione dell'Arezzo Organ Festival che prende il via a partire da questa domenica. Ospiti d'eccezione il trombettista di fama internazionale Guy Touvron e l'organista titolare della Cappella Pontificia Sistina in Vaticano, Juan Paradel Solé. Ai nastri di partenza l'Arezzo Organ Festival, giunto quest'anno alla quinta edizione. Gli organi della nostra città saranno protagonisti di questa lunga estate musicale. Quali sono le novità in programma? Le novità in programma di questa edizione dedicata alla musica d'organo nella città di Arezzo sono innanzitutto ospiti di altissimo livello. Avremo Guy Touvron, uno dei trombettisti più grandi del mondo, che farà il suo concerto con organo e tromba il 15 luglio presso la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, e poi l'organista della Cappella Pontificia Sistina, Juan Paradel Solé, che sarà protagonista alla Pieve il 28 di luglio. Comunque una stagione di altissimo livello che comincerà domenica 8 luglio alle ore 18 presso la Basilica di San Domenico con un concerto per oboe, clarinetto e organo. Altra novità importante di questa edizione sono le prolusioni anteconcerto. Mezz'ora prima di ogni concerto ci sarà una prolusione sugli organi, le chiese monumentali attraversate dal festival, con tutte le loro caratteristiche artistiche, storiche, architettoniche, a cura di Centro Guide Arezzo e Provincia e di Brigata Retina Amici dei Monumenti. Quindi veramente un festival fatto di musica dal vivo, d'alto livello, e di formazione musicale destinata al pubblico, a tutto il pubblico e anche ai giovanissimi. Arezzo Organ Festival si inserisce in una iniziativa ancora più ampia che è quella di Terre d'Arezzo. Sì, esatto, Terre d'Arezzo Music Festival è un festival che raccoglie in un ampio cartellone molti concerti, molti eventi in tutta la provincia. Arriva la sua 13ª edizione quest'anno e sono 10 comuni partecipanti, con al centro appunto la città di Arezzo. E oltre ai concerti d'organo, quest'anno abbiamo voluto porre un accento particolare anche al pianoforte con una masterclass internazionale che si svolgerà sempre qui ad Arezzo dal 14 al 21 luglio, una masterclass in cui ci saranno docenti da vari paesi, dagli Stati Uniti, dall'Ucraina, dalla Cina e anche un cospicuo numero di allievi da tutto il mondo, inclusi anche allievi del Liceo Musicale di Arezzo, perché è stata instaurata una collaborazione anche con il Liceo Musicale. Nell'ambito di questa masterclass ci saranno esibizioni sia dei docenti che degli allievi presso la Casa della Musica di Arezzo. La straordinarietà dell'Organ Festival non è soltanto nella sua forza strettamente culturale, che ha intercettato quindi anche immediatamente l'interesse della Fondazione Cultura, ma è anche, direi questa sì in maniera molto particolare, la forza di aver deciso di fare questo grande investimento sulla formazione musicale, che poi, e non è un segreto perché nel programma l'organista di Papa Francesco venga ad Arezzo, beh, questo credo che sia la migliore delle conferme che siamo di fronte a un'iniziativa consolidata e che ormai porta Arezzo davvero al centro del mondo. Un libro tutto dedicato alla Pieve di Salutio, candidata a diventare uno dei tesori artistici più preziosi del panorama culturale toscano. Il volume La Pieve di Sant'Eleuterio a Salutio, curato dallo storico d'arte Michel Scipioni, è stato realizzato con il contributo del comune di Castel Focognano, la collaborazione della Proloco e del gruppo parrocchiale di Salutio e la Società per la Storia del comune di Castel Focognano. La presentazione si svolgerà venerdì
venerdì sera, ovvero domani sera alle 21.30 nella Pieve di Salutivo, ed è inserita nella programmazione di conversazioni d'arte, serie di eventi culturali patrocinati e finanziati dal Comune di Bibbiena. Gestire e conservare digitalmente i libri sociali e contabili, un nuovo servizio proposto dalla Camera di Commercio di Arezzo, aiuta le imprese a gestirli in totale sicurezza. Forza di prova. Al via Libri Digitali, il nuovo servizio attivato dalla Camera di Commercio di Arezzo, che permette la gestione, l'archiviazione e la conservazione digitale dei libri societari. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Ma guardi, questa iniziativa si collega ad altre giornate di studio che noi abbiamo fatto proprio in questi mesi, dedicate ad avvicinare tutte le imprese del territorio e i commercialisti del territorio alle grandi opportunità del digitale. Le Camere di Commercio sono all'avanguardia da questo punto di vista. Basti pensare che 6 milioni e mezzo di imprese iscritte in Italia sono gestite, per quanto riguarda i relativi adempimenti, dal deposito dei bilanci alle modifiche statutarie all'ingresso di nuovi soci, ormai da anni in esclusiva via telematica e via digitale. Da questo punto di vista gestiamo ogni anno 40.000 pratiche esclusivamente digitali, ormai con la Camera di Commercio si colloquia solo ed esclusivamente via web, e questo per un vantaggio evidente a favore dell'imprenditore e del commercialista. Non c'è bisogno di recarsi presso gli uffici, ma basta avere il collegamento remoto con la Camera di Commercio, un dispositivo di firma digitale e anche il pagamento di quello che è eventualmente il diritto di segreteria o le tasse di conto si fa via online. Oggi presentiamo in questa falsariga un ulteriore servizio, che è la tenuta completamente digitale dei vecchi libri societari, quindi tante paginate di carta che vengono sostituite da un applicativo Libri Digitali della Camera di Commercio, che consente con pieno valore legale all'imprenditore, al commercialista, di gestire, ripeto, con piena efficacia probatoria legale in via informatica tutti quelli che sono gli adempimenti cartacei dei libri contabili, dei libri societari. Quindi veramente un passo in avanti straordinario sulla via della semplificazione e della trasparenza. La piattaforma è accessibile alle società e ai loro intermediari. Quali benefici procurerà agli imprenditori? Innanzitutto, per quanto riguarda la piattaforma può girare su tutti i sistemi operativi, quindi non ci sono limitazioni, quindi da Linux, Windows, Apple. L'accesso, come diceva il segretario generale, è tramite un dispositivo di firma digitale che tutti gli imprenditori devono avere, e quindi dà la possibilità di gestire da casa, senza recarsi necessariamente in ufficio, tutta una serie di pratiche che diversamente avrebbero comportato un dispendio di tempo e di energia da parte degli imprenditori. Quindi da questo punto di vista credo che come Camera di Commercio siamo avanti rispetto a molti altri enti pubblici, proprio nell'offrire agli imprenditori dei sistemi che permettano di semplificare quelle che sono la burocrazia di cui spesso ci veniamo a lamentare. Domenica 8 luglio, dalle 9 alle 19, presso il centro di aggregazione sociale di via Malpighi ad Arezzo, si svolgerà un mercatino pro calcit. Durante la giornata, al mattino, è in programma un dibattito ed incontro con i cittadini della zona. Nel pomeriggio, un torneo di burraco, musica e danza. Per informazioni, contattare la signora Giuliana al numero 349-6687-048. Il ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche. ATS di Focus, l'approfondimento sui corsi estivi per gli studenti dell'Oklahoma University con il coordinatore del servizio studenti stranieri. Grazie per l'attenzione e buona visione. La University of Oklahoma è un'istituzione pubblica di ricerca fondata nel 1890, che ha sede nella città di Norman. Sono circa 30.000 gli studenti in totale a frequentarla. Essa garantisce una formazione di altissimo livello, una formazione che tra l'altro è riconosciuta dalle più importanti classifiche mondiali. Con i suoi 3 campus sparsi per tutto il territorio dell'Oklahoma, l'università americana offre anche l'opportunità di studiare all'estero in alcune città, in giro
giro per il mondo, oltre ad Arezzo, Puebla in Messico e Rio de Janeiro in Brasile. L'Università di Arezzo, il distaccamento di Arezzo, è stato quello pioniere di quelli che poi dopo sono venuti in seguito appunto negli altri stati appena citati, e questo è successo all'incirca 8 anni fa ad Arezzo. È nata come università ospitante, diciamo, per pochi studenti, mi sembra all'incirca 13 studenti inizialmente, e poi man mano è cresciuta nel tempo, è stata apprezzata anche la città di Arezzo proprio dagli studenti e dai professori che venivano ad insegnare qua, e siamo arrivati attualmente all'incirca a 450 studenti durante il periodo estivo e circa un centinaio durante invece i semestri. Più arriviamo intorno a una cinquantina di professori che vengono appunto in visita e a portare non solo le loro doti accademiche, ma anche a insegnare appunto agli studenti che vengono qua. L'università ha acquisito il complesso di Santa Chiara, dove ci troviamo adesso, nel 2010, ma i programmi di studio ad Arezzo sono partiti precedentemente, nel 2006. Esattamente, come dicevo prima, ci siamo cimentati inizialmente in dei programmi che venivano chiamati Journey to Italy, quindi diciamo un giro per l'Italia, una vacanza in Italia, e poi man mano abbiamo compreso che comunque le specifiche che potevano essere introdotte nel territorio aretino sotto il profilo accademico potevano essere tante. Per questo poi man mano l'università è cresciuta e ha trovato tantissimi soggetti, tantissimi temi che potevano essere studiati dal profilo culturale differente, ovvero proprio da quello italiano. In particolare appunto durante i semestri, l'ultimo che abbiamo avuto, trattavano scienze politiche e scienze sociali, il prossimo sarà di storia. E durante invece l'estate ci sono molti focus specifici sotto tanti profili, dalla chimica vitivinicola e quindi le visite presso aziende vitivinicole qua ad Arezzo, fino a scienze della nutrizione, quindi incontri anche con il professor Pierluigi Rossi e quindi disquisizione sulla dieta mediterranea, scienze dell'educazione, quindi la visita alle scuole elementari e medie qua ad Arezzo per riuscire a mettere in comparazione i sistemi accademici, per poi passare a business, incontri con le associazioni di categoria, piuttosto che ingegneria, visita ancora a delle aziende locali e tantissimi altri tipi di corsi, tra cui anche uno non meno importante che tratta attivismo e leadership, quindi tutta una serie di incontri con realtà locali e fuori Arezzo, tra cui possiamo inevitabilmente citare Caritas, Oxfam, Libera e tante altre realtà che appunto parlano di attivismo. Qual è l'importanza per la nostra città della presenza degli studenti dell'Università dell'Oklahoma nel contesto e nel tessuto aretino? Beh, indubbiamente possiamo dire che già di per sé il fatto di avere così tanti stranieri in città e stranieri dal profilo accademico rende la città di Arezzo sicuramente più interessante sotto il profilo dell'internazionalizzazione, e questo ne va a beneficio anche appunto dello scambio culturale che esiste tra l'Università dell'Oklahoma e la città di Arezzo. Questo ci permette di entrare in contatto anche con tante famiglie che spesso e volentieri appunto ospitano i nostri studenti, piuttosto che li invitano a passare del tempo insieme, da un pranzo domenicale fino magari a portarli al cinema. Con l'Università di Siena, quindi il Dipartimento di Lingue, tanti studenti dell'Università di Siena vengono a fare il tirocinio presso di noi, quindi diventa un modo per far sì che la città di Arezzo cominci a vedere, diciamo, un profilo più internazionale, come dicevo prima, e questo sicuramente ne va a giovamento, insomma, sia della cultura che in qualche modo anche dell'economia, perché ovviamente tanti studenti presenti qua ad Arezzo ovviamente alloggiano e trovano casa qua per un bel po' di tempo, tanto che abbiamo creato anche una serie di network all'interno dei quali ci stanno per esempio ovviamente tanti bar e ristoranti presso i quali abbiamo delle convenzioni e dove i nostri studenti consumano, oppure una scontistica presso magari alcuni negozi o comunque esercenti del centro storico. Questo fa sì che anche la parte economica della città rimanga sempre molto attiva. In proposito, come si è dimostrata la nostra città nei confronti dei giovani dell'Oklahoma?
Oklahoma. Il nostro è un territorio accogliente? Assolutamente accogliente, come dicevo prima, i nostri studenti sono sempre molto ben visti appunto dalla società aretina. Questo significa che appunto vengono invitati, noi creiamo anche degli eventi che si chiamano OUA Ambassadors, nei quali appunto invitiamo gente locale che è già magari in contatto con noi, oppure anche nuove persone che hanno voglia di entrare in contatto, e facciamo magari degli aperitivi proprio per far incontrare i nostri studenti con le persone locali. Questo è sicuramente un altro punto interessante, perché la città si dimostra sempre molto aperta. In particolare ci sono anche degli eventi che verranno ripetuti anche quest'estate, perché c'è un corso che si occupa in particolar modo non solo di volontariato ma anche di servizio alla comunità, che realizza appunto dei progetti specifici. In passato abbiamo per esempio ridipinto il sottopassaggio della stazione, abbiamo fatto un progetto all'interno del percorso che collega il pronto soccorso dell'ospedale San Donato al resto della struttura, abbiamo rimesso a posto l'istituto comprensivo Margaritone, e prossimamente quest'estate andremo a lavorare insieme all'istituto Tevenin per rinfrescare un po' gli ambienti. Quindi anche questo è un altro modo per riuscire ad entrare in contatto e dimostrare l'importanza appunto di questo scambio culturale. Perché gli studenti che provengono da ogni parte del mondo scelgono ogni anno Arezzo come scenario del proprio percorso di studi? Indubbiamente Arezzo regala loro una circostanza, diciamo, più tradizionale possibile rispetto a tantissime altre città, anche più grandi. Vediamo ad esempio la più vicina a noi, a Firenze, dove insistono 39, mi sembra, università americane. Ad Arezzo, come presenza strutturale durante tutto l'arco dell'anno, siamo gli unici, per cui per loro è sicuramente un'esperienza molto più genuina sotto il profilo appunto culturale. Poi c'è da dire che Arezzo comunque è una città molto sicura, quindi non ci sono grandi problematiche di sicurezza, è collegata benissimo con tutto il resto, magari tramite i trasporti pubblici, con tutto il resto d'Italia, quindi è una realtà, diciamo, che si confà bene a quelle che sono le loro esigenze. Quali sono i progetti in cantiere per la vostra organizzazione? Indubbiamente cercare di diventare anche più appealing, si dice in inglese, quindi più interessanti per tanti altri college. Quasi tutto l'Ateneo dell'Università dell'Oklahoma è presente qua ad Arezzo, con gruppi, con corsi di diverso spessore. I prossimi che stiamo cercando di incentivare, anche perché si confanno molto a quella che è la realtà aretina, sono quelli di archeologia, quindi cominciare a lavorare a quelli che sono i grandi progetti di archeologia già presenti qua in città ad Arezzo, e quello di architettura. Poi sicuramente ci saranno altri progetti sotto il profilo dell'interazione con gli studenti del College Price di Business, che già stanno collaborando con almeno una trentina di aziende ed enti qua ad Arezzo, quindi i nostri studenti effettuano dei tirocini presso appunto le aziende e gli enti aretini, proprio per cercare di capire quali sono le differenze anche nei modelli di business tra quello americano e quello italiano.